Quindi io so che tu spieghi a volte che siamo dei maghi. Non so, ti lascio, ti do altre 3 ore. No. So che potresti Guarda, io entusiasmarti. mi piace inventare cose che non esistono, faccio l'inventore e ho avuto sempre una grande attrazione e ammirazione per tutti i personaggi che hanno contribuito a migliorare il mondo, no? Per cui io a un certo punto ho scoperto questa cosa che mi ha molto affascinato, che è la massima ambizione dello scienziato rinascimentale, dello scienziato, della scienziata. Era diventare mago, no? E noi ovviamente quella parola lì è stata riempita di pregiudizi limitanti, quindi uno magia, cioè chissà cosa pensa al mago, ai giochi di carte, di prestigio, all'illusione, quelle robe lì. In realtà era la summa massima della conoscenza a cui poteva arrivare un individuo. Tieni presente che prima che nascesse il metodo scientifico moderno, quindi che tra l'altro è nato su un permesso della Chiesa, perché è stata l'Inquisizione. Sapete che c'era l'Inquisizione, che tutti quelli che disobbedivano andava a sterminarli, no? Per cui a un certo punto non potevano continuare a uccidere tutti, hanno detto vabbè, adesso ti diciamo che cosa potete studiare, che cosa potete fare, e hanno definito loro le basi del metodo scientifico moderno, no? Quindi il metodo scientifico moderno praticamente ha annullato la spiritualità. Cioè, sulla spiritualità volevano continuare le religioni ad avere il controllo delle coscienze, no? Per cui ho detto, se vuoi indagare la realtà, indaga solo le cose osservabili, ripetibili e dimostrabili, no? Quindi, prima del metodo scientifico moderno, ad esempio, fino a Cartesio più o meno, ma anche fino a Leibniz, con la parola scienza si intendeva la conoscenza in genere, quindi sia delle cose visibili sia delle cose invisibili, del mistico, del metafisico, del magico. E il mago, cioè lo scienziato aspirante mago, era l'individuo che si accorgeva che la sua mente, la sua consapevolezza aveva un effetto su se stesso e sulla realtà e ambiva a raggiungere la totale padronanza della vita immaginativa, perché e questo è il concetto fondamentale di magia, no? Noi quando diciamo magia, che cosa vuol dire? No? Immaginare, no? Immaginare vuol dire mettere in azione il potere magico che c'è in te. In che senso? Ogni volta che noi immaginiamo qualcosa, noi in realtà la stiamo creando nell'invisibile, ovviamente per il metodo scientifico moderno l'invisibile non esiste, però in realtà noi con l'immaginazione creiamo. Possiamo creare intenti, possiamo creare forze, possiamo creare nuovi universi con l'immaginazione. No? Quindi questa cosa ovviamente non c'è mai stata spiegata, non c'è mai stata detta. Quindi il pessimista che non lo so, cioè, fare gli esercizi, no? Chiediamo a un trentenne come si immagina a 80 anni, no? Come si immagina un trentenne a 80 anni? Cioè, quello è il problema, perché te a 30 anni ti immagini quando ne hai 80 con la fleba, l'ospizio abbandonato da tutti. Te in realtà stai creando quella cosa lì. E quindi noi, cioè quello che maggiormente potenzia e può far vivere a lungo una persona, è proprio mettersi nel futuro dei progetti futuri entusiasmanti e immaginare quello che tu vuoi vivere, dare attenzione a quello che tu vuoi vivere, perché così lo rendi più probabile. E quindi questa, diciamo, è un'arte, perché per raggiungere la padronanza della tua vita immaginativa, cos'è che ti impedisce di immaginare solo quello che desideri e non di immaginare quello che non vuoi? Torniamo alla paura, come strumento di controllo delle masse, come strumento di autolimitazione dell'individuo. Quindi se io immagino e do attenzione a quello che temo, io lo rendo più probabile quella roba lì. Se io immagino e do attenzione a quello che desidero, infatti io tutte le volte che faccio i corsi anche su come potenziarsi mentalmente, la prima cosa che faccio è una meditazione, cioè adesso ci immaginiamo a 160 anni, bellissimi, sanissimi, felicissimi, che facciamo delle robe super atletiche e questa è una roba che tu metti nel tuo futuro, che magari ti sembra follia, però dal futuro poi inizia a condizionarti nel presente, ti fa cambiare i gusti, ti fa cambiare le simpatie, le antipatie. Ovviamente se tu ti metti un'immagine di te a 160 anni sanissimo, non puoi continuare a nutrirti e a fare cose contro la tua natura, per cui un intento di quel tipo lì nel futuro
poi ti permette di avere le intuizioni che poi ti servono per accorgerti di come stanno le cose davvero, Guarda, condivido con te, perché nel mio libro ho proprio proposto un esercizio di questo tipo, io ho 60 anni, quindi l'esercizio dice torna indietro come un ascensore ogni 10 anni, no? Torna alla tua infanzia, poi risali ricordando ogni 10 anni che tipo di coscienza avevi e cosa facevi, quindi l'essere è il fare, l'avere, e poi prosegui, vai a 70 anni. E quindi chiudi gli occhi, immaginati chi vuoi essere e come lo vuoi, attraverso quali strumenti lo manifesti poi a 80 anni, a 90 anni, a 100 anni, a 110, 120. Beh, nonostante che io sia appassionato per queste cose, nonostante che ci ho scritto sopra il libro, ma sai che immaginare è una faticaccia, nel senso che Ma perché non siamo abituati. devi impegnare, infatti riuscire a visualizzarmi a 130 anni, a 140 anni, cioè capisco che la gente non è abituata perché è comunque impegnativo usare questo e creare, infatti io ho detto la capacità di immaginare è come una capacità di calcolo, perché il tuo software deve mettere assieme immagini che in fondo è una capacità di calcolo, no? Quindi non è evidente immaginare. Allora, il problema è che noi abbiamo i due emisferi cerebrali, quello razionale del visibile e quello spirituale femminile dell'invisibile, no? Allora, questo qua razionale è come la tecnologia moderna, evolutissimo, quello spirituale atrofizzato. Siccome l'immaginazione è nella sede del cervello spirituale, la fatica è proprio perché bisogna far rifunzionare quel cervello lì. È quello che i bambini invece hanno iperattivo, no? Quindi il bambino può giocare un'ora con un sassolino perché si inventa dei mondi, no? E quindi quello che noi riusciamo a fare nella nostra testa, cioè quello che è la nostra testa in qualche modo riflette lo stato dell'umanità. Quindi se l'umanità ha una razionalità ipertrofica a 100, anaffettiva, dove conto solo i numeri, e una spiritualità che è ferma nella migliore delle ipotesi a robe di 1500 anni fa, anche quelle competitive, diventa difficilissimo usare l'immaginazione. Però, cioè, è quella lì è la strada, cioè noi dobbiamo raggiungere quell'allineamento, perché quell'allineamento tra i due emisferi cerebrali è anche la base fondamentale per poi aprire il terzo occhio e diventare intuitivi, no? Quindi se l'obiettivo alla fine è iniziare ad accorgerti e collegarti all'intelligenza infinita e quindi scoprire tutto quello che ti serve anche per realizzare i tuoi intenti, allora bisogna fare un po' quello sforzo lì. Sono due possibilità, o annulli la razionalità, e sai che ci sono ad esempio degli approcci con delle sostanze, no? Cioè tipo, non so, ci sono dei rituali che vengono fatti con gli sciamani, con l'ayahuasca, con Ayahuasca, Peyote, qualcosa di no? O i semplice. funghi, no? Quelle sono tutte robe che in qualche modo ti spengono il cervello razionale in modo che si attiva quell'altro che è anche quello della percezione extrasensoriale, e a quel punto quando ti si attiva questo emisfero cerebrale qua e la razionalità è ferma, a quel punto tu intanto prima roba ti accorgi che il mondo è infinitamente più bello di quello che credevi, perché senti che tutto è in amore, senti quell'amore che unisce infiniti mondi, lo senti, no? Però, ecco, io con l'entusiasmologia cerco di spiegare come fare a raggiungere quello stato lì senza dover usare delle sostanze, perché il motto è connessione diretta, no more guru, finita l'epoca dei guru, degli intermediari, dobbiamo imparare a farlo da soli. E quindi, ovviamente, se un razionale pensa che l'immaginazione non serve a niente, no? È una roba invisibile che c'è nella tua testa, uno non lo sa che l'immaginazione crea, no? Quindi già questo è un primo atto di consapevolezza. Poi, se tu ti accorgi che con la tua immaginazione tu crei quel, puoi creare il tuo futuro, allora ti metti lì e ti impegni a fare sta roba, cioè, perché può essere uno sforzo, però è uno sforzo che ne vale la pena, insomma, perché Vale la gioia, diciamo. poi guarda, io sì, per me sono stati illuminanti. Guarda, io quando ho ripreso a fare le gare di nuoto master a 45 anni e ho scoperto una realtà, cioè non mi dimenticherò mai quando ho visto la gara del nuoto
Master, c'è un giapponese di 93 anni che ha fatto il record mondiale della categoria over 90 nei 200 delfino in vasca lunga. Cioè io l'ho guardato sbigottito, cioè ho detto questo c'ha 93 anni, sembrava un trentenne da fuori, capisci? Cioè, sono andato a vedere, c'era la piscina dove stavano facendo i tuffi, c'era la piattaforma da 10 metri, categoria over 85. Cioè vado lì, ma no, non sto scherzando. C'è una realtà di gente che se ne frega del senso comune, delle idee. Quelli vivono, sono felici, sono entusiasti, hanno imparato ad avere un rispetto del loro corpo e non sanno neanche cosa sono le malattie, capisci? Quindi bisogna uscire dai pregiudizi limitanti, usare un po' di follia, un po' di immaginazione creativa ed essere ottimisti. Carissimo Fabio, io ti Carissimo Enzo. ringrazio, mi verrebbe voglia di dirti migliaia di volte grazie, 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 grazie come uno dei tuoi metodi per favorire una connessione più alta, quindi grazie, 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 migliaia, migliaia di volte. Credo che i miei longebiliter, cioè le persone che vogliono rimanere sane, diventare longeve, rimanendo sempre ancora più sane, felici e fare grandi cose, hanno trovato grande godimento nelle tue parole. Quindi grazie di cuore e alla prossima. Grazie a te, grazie anche di quello che stai facendo. Qua salviamo il mondo, qua che è bellissimo. Dare ognuno il suo contributo. Esatto. Io copio dai maestri. Grazie Fabio. Grazie a te, grazie. Ciao, Ciao Carlo, ciao, a ciao. presto, ciao.